Benvenuti in un nuovo video! Nel video! Infatti questa è la seconda parte del video haul che ho registrato l'altra settimana di Sinsay. Sinsay. Secondo me è Sinsay. Un po' come Shin, non si capisce come si dice. Allora, praticamente, come avevo detto nel video della settimana scorsa, se non l'avete visto, andatelo a recuperare perché lì c'era tutta la prima parte dell'haul di accessori e cose per la casa. Sì, perché uno pensa, vado sul sito e compro l'abbigliamento, però guardate pure il resto perché c'è tanta di quella roba, cioè cose per la casa, cucina, bagno, asciugamani, cose per i cani. Potete chiedere a Babi quanto si è divertita a provare il suo oggettino per cani. Non si è divertita, spoiler. Io sì, invece, va bene, comunque. Lasciamo perdere. Ci sono tutti i prodotti beauty, trucchi, creme, cose per il corpo. Ci ho preso uno spray brillanti nato che mai dovessi andare in vacanza, brillo come una stella. Ok, comunque. Quindi andate a vedere la prima parte dell'haul se ve lo siete perso. Ma soprattutto andate a vedere anche quello dove ho preso la maglia di Barbie. Perché in quel caso ho comprato solo cose per Barbie. Sto fuori per Barbie, mi piace tantissimo. E avevo trovato tutta una collaborazione di cose di Barbie bellissime. Quindi avevo preso tutto e poi loro, vedendo quel video, mi hanno contattata per chiedermi: vuoi collaborare con noi? Ti mandiamo delle cose per fare un video haul. Certo che sì! E tra l'altro mi hanno dato anche un codice sconto che potete usare se fate un ordine. Allora, codice sconto personalizzato. Allora, come funziona? È molto semplice, ordinate online, si può pagare con carta di credito e con PayPal. La consegna avviene tra i 7 e i 10 giorni. Considerate che adesso con i saldi c'hanno tantissimi ordini, quindi ci potrebbe voler un pochino di più, ma non tantissimo. In questo momento ci sono delle cose in super saldo, quindi andate a dare un'occhiata al sito. E tante di voi mi hanno detto che ci comprano anche vestiti per i bambini, perché effettivamente la qualità è molto alta. Cioè, questa maglietta è di un buon cotone e tutte le cose che io ho preso le ho lavate e rilavate e sono perfette. Quindi la qualità è molto alta. Ma io direi di venire al video haul. Ah, ma avete detto come funziona il reso? Il reso è gratuito e mandano loro il corriere a casa vostra a ritirare il pacco del reso. Comunque, se leggete sul sito è scritto tutto. Allora, che cosa ho preso questa volta? Perché questa metà dell'haul è dedicata all'abbigliamento e alle scarpe, perché ci sono anche le scarpe. Allora, ho qui davanti un mucchio di vestiti e ovviamente, come al solito, vedrete qui Chiara Modella. So, ve la dovrei risparmiare sta cosa, però così si capisce com'è la vestibilità dei vestiti. Allora, cominciamo da questi. Questi sono stati un affarone e mi piacciono molto, mi piace pure come mi stanno. Sono a vita alta, non mi lasciate ingannata a sto coso perché io pensavo che era un elastico, invece non lo è. Per fortuna ho azzeccato la taglia, perché io quando prendo le cose arricciate penso sempre: vabbè, tanto sono elastiche, pure se ho i trippi mi entrano. Non è vero, non era elastico, quindi non mi sarebbe entrato. Ma invece ho azzeccato la taglia, ho preso una M e calza M, perché io di solito dei vestiti prendo sempre M, quindi ci sto dentro ancora. C'ho anche la cinta. È molto rifinita. La cinta si può togliere, però ci sta bene, quindi non vedo perché dovremmo togliere, vero Babi? Perché dovremmo togliere la cinta? Ok, è un pantaloncino a ginocchio di un bel materiale, ovviamente, vabbè, è sintetico, non è quelli scivolosi, meglio perché questi materiali non si stirano. Sono un genio. Basta stendere bene nella vita. Allora, questo sì, ve l'ho detto, è una M, costava 12,99, ma io l'ho pagato 4,49. Sì, cioè adesso in saldo costava 4,49. C'ha anche le tasche. È un qualcosa di sportivo ma elegante. Quindi lo trovo molto utile. Cioè, ci posso anche andare al lavoro perché è abbastanza elegante, però è sportivo, poi è corto, quindi con sto caldo va benissimo. E mi piace pure come me sta. È un pantalone a vita alta, assolutamente, non a vita bassa, per fortuna. Grazie a te che hai inventato la vita alta e l'hai resa di moda. Allora, quindi questo era il mio pantalone. Poi ho preso questo. Sono in fissa con i toppini corti. Non so perché, forse non dovrei, però mi piacciono. E questo nello specifico, no, aspettate che non riesco a farvelo vedere. È davanti è così, ma dietro poi si incrocia.
però tanto lo starete vedendo in chiara modella. E è carino, molto carino. È una M pure questo. E mi sta perfetto, cioè giusto, giusto. Però se fosse stato L, poi magari mi stava largo qua sotto. Quindi bene che sia una M. Ovviamente, ragazzi, sì, li compro, ma poi li metto con i pantaloni a vita alta. Cioè, resta fuori un trippino così, niente di che. Però è molto corto, cioè è una fascia praticamente. Meglio ancora forse quando ci metterò qualcosa anche sopra. Non adesso, perché fa caldissimo, va bene. Comunque, questo toppino che è tipo a costine, colore bellissimo, è super fucsia, l'ho pagato 2,99 euro. Poi ovviamente a questi prezzi applicate il codice sconto. Toppino. Poi questa mi piace tantissimo, tantissimo. È una giacca, non per adesso chiaramente, perché giacche non se ne possono mettere, color non è salmone, è più albicocca. Sì, diciamo albicocca. È carina, molto carina e over. Cioè non è una giacca aderente, ma è una giacca super larga. Perché effettivamente io ho preso sempre la M, però cade larga, ha le spalle un po' cadenti, è un po' over. Quindi considerate che se la volete prendere, se vi piacciono le giacche più aderenti, prendete una taglia in meno della vostra, perché sennò rimane grande, diciamo, che poi non è grande, è over, si dice così. Io sono giovane, si dice over. Niente, è molto carina, no, non per questo periodo, però è ben rifinita, cioè i bottoni sono attaccati bene, dentro c'ha la fodera, cioè è fatta bene, è una bella giacca. E questa costava 19,99 e in realtà era in super saldo a 6,99. 6,99, è una giacca, costa 6,99, è pochissimo, cioè è veramente pochissimo. E è fatta super bene, non è una ciofeca, capito? Capito? E quindi sono molto soddisfatta, è di un materiale leggero, non è una giacca pesante, però non so, non lo so, io non li conosco i nomi dei materiali, vabbè, comunque è figa, è molto figa, fidatevi. E questa è la mia nuova giacca. Poi, questo, allora, questo mo lo vedete e dite, forse è sbagliata la taglia, chi ha? No, non ho sbagliato la taglia, è che pure questo è over, perché è un giacchetto di jeans della misura mia, cioè piccolo, pure troppo piccolo forse, diciamo che andava meglio qualche anno fa, ce l'ho, tra l'altro di Barbie, e comprato 1000 anni fa, però ne volevo uno giga, che magari posso mettere anche, boh, se arriverà mai in autunno, col maglione sotto, però un giacchetto di jeans, perché con quell'altro un maglione sotto non ce lo posso mettere, perché è piccolissimo, tipo se ci metti in top già stai stretto. E quindi ho preso questo giacchetto, che anche sulla modella era super over, era gigante, e mi piace tantissimo. È tanto gigante che se l'è provato anche Luca, a lui sta giusto, e so già che me lo ruberà, io lo so, perché lo conosco, e mi ruba sempre tutto quello che mi compro. Oh, l'anno scorso mi sono comprata un giacchetto, è bellissimo, ma me lo presti? Non l'ho mai messo io, se l'è messo solo lui, va bene. Allora, niente, questo è il mio nuovo giacchetto di jeans super mega over, veramente grande, poi è lungo, cioè, è bellissimo, e di un jeans super pesante, cioè è proprio jeans, quello dei jeans buoni, capito? Non quelle ciofechine che sembrano poi de straccetto. Questo è proprio jeans, infatti pesa tantissimo proprio la giacca. Questa costava 22,99 e invece sul sito costava 14,99 perché era in saldo anche questa. E c'ha tutti questi strappi, proprio, cioè, sono proprio strappi strappati, ok? Ce l'ha un po' dappertutto, sulle spalle, sopra le tasche. Veramente bella, veramente fatta bene e di un ottimo materiale, pesantissimo, che quindi in questo momento non è mettibile, purtroppo. Io veramente c'ho un sacco di vestiti che mi vorrei mettere, comprese queste maglie a maniche corte, un po' lunghe, no? Ce n'ho tantissime, l'avete viste nei video, a me piacciono le maglie così, ma come fate a mettere questa maglia per uscire in questo momento? Cioè è impossibile. Ho preso un costume. Ci sono cascata di nuovo. Sì, ci sono cascata di nuovo perché ho detto non avrei preso mai più costumi in questa estate, perché ce n'ho un armadio pieno e ovviamente non ho motivo di metterli.
Però quando ho visto questo, che poi l'avevo già visto nel primo haul di Barbie, non ho resistito e l'ho comprato. E magari lo userò come body invece che come costume, così me lo posso mettere di più. Anche perché in realtà è un costume intero, io non porto i costumi interi. Non lo so, mi sembra che i costumi interi ti fanno sembrare più cicci, cioè si vedono più i cicci. Cioè, se vedono uguali quei costumi a due pezzi, ma si mascherano meglio. Quei costumi interi invece mi si vedono più i cicci. Non lo so, però ora lo vedrete e saprete che io non potevo non comprarlo. Perché questo è il mio nuovo costume intero. Sì, raga, c'è scritto Barbie, è nero e lilla. Cioè, potevo non prenderlo alla fine? Perché nel primo l'ho resistito, ma poi... cioè, non lo sapevo che prima o poi l'avrei comprato. Questo veniva 14,99 e era in saldo a 10,99. Tra l'altro è fatto benissimo, perché di solito i costumi interi presi online sono sempre un po' ciofeca. Invece il materiale del costume è molto pesante. E qui sopra c'ha le coppe. Non è imbottitissimo, però c'ha l'imbottitura. Quindi, cioè, segna pure bene. C'ha la spallina così. Ma tanto lo state vedendo, sempre in chiara modella. Chiara modella cotechino, e è bellissimo, cioè c'è sta scritta Barbie fighissima di traverso così, e poi non è troppo sgambato, perché a me non mi piacciono i costumi che vanno in mezzo alle chiappette, e questo invece è un costume normale, cioè se può mettere, però veramente forse lo sfrutto di più come body. Chissà se riesco a fargli una modifica e a metterci i bottoni, potrebbe essere una buona idea, perché come body lo sfrutterei tantissimo, è fighissimo. Come costume meno, ma perché ce va ad armare? Cioè, è quello il problema sostanzialmente. Se non vado al mare, come me li metto tutti questi costumi? Poi c'era un'altra cosa di Barbie che non avevo preso. E non l'avevo presa a ragion veduta. Perché come avevo detto, è che me prendo a fare ciabatte che tanto il piede me va avanti. Perché io ho un problema. I miei piedi sono molto sottili. Sono un 38, ma molto sottile. E quindi quando compro le ciabatte che non si stringono nella parte davanti o non sono fissate alla caviglia, il mio piede fa così, proprio ok. Però io le ho viste e non potevo non prenderle, non potevo, e quindi le ho prese, e quindi mi stanno grandi, grandissime, cioè lunghe e giuste, ma appena ci infilo il piede fa così, tipo, cioè vanno tutte le dita in avanti, quindi probabilmente non potrò metterle, perché ho pensato anche a come stringerle, ma non sono stringibili. Anche perché sono di gomma qua sopra, bellissima, una gomma molto spessa, cucite super bene sui lati, e questa parte qui è di gomma in rilievo. Ma tanto ho pensato che, visto che abbiamo la piscina, e Valentina è venuta l'altro giorno e l'ha vista, ha detto va bene, queste le tengo qua per quando vengo in piscina, quindi sono già piazzate in pratica. Poi viene pure mia madre, quindi le useranno loro, che hanno il mio stesso numero, ma non hanno il piede che va avanti. Non so, che fastidio è? Qualcuno di voi ha il mio stesso problema? Dei piedi che vanno in avanti coi sandali e quindi non vi potete mettere i sandali? Io sì, ok? Io sì. E queste sono le mie nuove ciabatte di Barbie. 9,99. Non potevo lasciarle lì, ve lo giuro. Cioè, pure se non me le posso mettere. Erano troppo belle. Troppo. Comunque, qualità ciabatta super alta. Belle spesse, solide, non una ciofeca, insomma. E poi, l'ultima cosa che sto adorando, perché sì, io di solito non uso mai le cose prima di farvele vedere, ma con queste non ho resistito, perché sono meravigliose e le ho usate tantissimo, cioè le ho messe praticamente tutti i giorni. Sono scarpe, eccole qui, sono le mie nuove scarpe, sandali scarpe, non so come definirle, ma sono bellissime, a parte so pesantissime, però non al piede, cioè so comode. Però non sembrano ciabattine, sono proprio scarpe. E hanno questa specie di suola terrarmato e queste fibbie, tipo quelle dello zaino, che però in realtà non si aprono perché la scarpa si infila da dietro e c'ha lo strappetto. Queste anche mi scivolavano, chiaramente. Però ci ho voluto provare perché ho detto, dai, si reggono la caviglia. No, non è vero. Cioè, no, non basta per il mio piede, ma ho risolto cucendo un pezzetto qua sotto e quindi stringendole quel tanto che bastava per non farmi andare troppo avanti il piede, perché soprattutto con sto caldo qui comunque sono tipo de plastica, però de pelle, e il piede mi scivolava ancora di più sudando.
però sono riuscita a stringerle e quindi con una piccola modifica le sto usando tantissimo e sembra praticamente di non averle ai piedi. La lunghezza della scarpa invece corrisponde perfettamente al mio numero, quindi se portate un 38, un 38 corrisponde perfettamente. E sono belle, sono bellissime. E sul sito c'erano una marea di scarpe in realtà, però tanti sandaletti, tanti tacchetti, io le sfrutto un po' poco perché porto sempre le stesse scarpe e questo caldo penso che adesso porterò queste fino alla fine dell'estate perché sono troppo comode. Questo era il mio shopping di abbigliamento, mentre come vi ho detto l'altra parte l'avete vista nel video dell'altra settimana, andatelo a recuperare se l'avete perso. Devo dire che mi trovo super bene con questo sito, c'hanno tantissime cose, tra l'altro è il primo anno, quindi cioè tipo saranno 6 mesi che esiste in Italia, perché in realtà loro c'hanno i negozi fisici anche in Polonia, perché è un sito polacco, e anche in altri posti, credo, sempre nell'Europa dell'Est. Quindi è il primo anno che operano in Italia e se questo è il punto di partenza, non oso immaginare dove possiamo arrivare quest'inverno. Cioè, sto aspettando con ansia la collezione invernale perché le cose sono troppo belle, troppo fatte bene, quindi continuerò a monitorare la situazione per vedere la collezione invernale, non vedo l'ora, e spero che apriranno presto anche i negozi fisici perché... Sì, diciamocelo, lo shopping online è una figata, io lo faccio sempre, compro tantissimo online, mi piace, è facile, è veloce. Però, raga, andare a fare un giro in un negozio fisico così deve essere una cosa magica. Quindi aspettiamo con ansia il negozio fisico. Quindi vi ricordo il codice sconto, se volete usarlo per fare un ordine andate a dare un'occhiata al sito se ve va, ma io vi consiglio vivamente di andarci se siete shopping addicted come me. Quindi da questa seconda parte del video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!